Nell'ultima giornata nel campionato interregionale Gruppo I, il San Luca di Cozza vince il derby a Castrovillari 1-0, rete di Carbone al 28esimo del secondo tempo su calcio di rigore. Il derby va con merito alla formazione aspromontana, che rende amaro il centenario per i rossoneri del Pollino, che pagano a caro prezzo ancora una volta un'ingenuità difensiva. Per quanto riguarda le altre gare, la città novese non sfonda il bunker delle Sant'Agata. Al Monreale Proto finisce a reti bianche, anche se i calabresi rischiano molto sul calcio di rigore di Cicirello, neutralizzato dalla Bravo Latella. Il tecnico della città novese, Graziano Nocera, vede positivo. Buona la prestazione, ci è mancato soltanto il gol. Perdono invece sia il Rende che il Roccella. La formazione biancorossa di Napoli, condannata sul campo della Rotonda. Determinante la doppietta di Adeyemo, un gol per tempo. In mezzo il super gol di Ferchichi per il Rende, che però non è bastato. Infine affonda il Roccella in casa contro il Dattilo. Roccella condannato dalla difesa e dall'arbitro, il Dattilo non fa sconti. Gli Amaranto imbottiti di Under cedono tra le polemiche. Apre di Giuseppe, pari di Falsetta, decide Terranova dal dischetto. Per gli Amaranto un'altra sconfitta.